Si è conclusa presso la sede di Villermont la prima edizione del corso sul diritto internazionale dei disastri naturali. Il corso, organizzato dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo in collaborazione con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il progetto di ricerca interateneo che include oltre all'Istituto di Sanremo, l'Università di Bologna, l'Università di Roma III, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e l'Istituto Sant'Anna di Pisa, con il sostegno della Croce Rossa Italiana, ha offerto ai partecipanti l'opportunità di approfondire sul piano giuridico le problematiche inerenti alla prevenzione e la gestione dei disastri naturali e antropici, con l'obiettivo di rendere più efficaci i meccanismi internazionali per la prevenzione di tali disastri e della loro gestione. Al corso, a cui hanno preso parte funzionari governativi e rappresentanti delle più importanti organizzazioni internazionali impegnate nella gestione dei disastri provenienti da oltre 20 differenti paesi, sono intervenuti eminenti esperti internazionali, tra cui il professor Eduardo Valencia Spina, relatore speciale della Commissione internazionale di diritto internazionale dell'ONU sulla protezione delle persone in caso di catastrofe naturali, ed il professor Walter Cali, membro dell'Istituto e già rappresentante del segretario generale dell'ONU per i diritti umanitari degli sfollati interni.